Allora, per colazione un bel latte con crema al caffè, che non mi dispiace. Poi i miei omega, integratori di frutta, verdure e bacche, un bel bicchierone d'acqua e poi qui ho fatto una frittatina con semplicemente due uova. In mezzo ci ho messo la marmellata di mirtilli neri bio, quella dell'Eurospin. Adesso faccio colazione, lì c'è Pia che sta mangiando i cereali, li ha mangiati da sola, Sabrina ha già fatto colazione e niente, quindi adesso la faccio anche io. A dopo. Ciao Pia. Vuoi la bubù? Dillo a tutti, vuoi la bubù? Abbiamo cenato, abbiamo mangiato la pasta col sugo di piselli. Ho sistemato la cucina, ho già dato da mangiare anche i cani, manca solo il gatto che sta lì appollaiato perché aspetta il cibo. Io lì ho già preparato il latte, adesso sono andata a preparare dei muffin senza glutine. Ne farò un po' con con la marmellata di mirtilli neri e un po' con il burro di arachidi. E volevo anche vedere se metterci anche questo. E come burro userò questa margarina a ridotto tenore di grassi. E niente, quindi vado a preparare i muffin e poi dopo vi faccio vedere come sono venuti. Li farò cuocere nell'air fryer, che così almeno faccio prima. E li impasterò a mano per non stare a sporcare quello, che poi userò la frusta a mano. Penso, non ne sono certissima. Però penso che userò la frusta a mano. Non lo so, può darsi che uso quella. E non lo so. Comunque, vado e ci sentiamo dopo. Sono già a questo punto. Non mi ho fatto vedere l'impasto perché prima voglio vedere se viene bene, siccome ho cambiato alcune cose. Comunque, ho fatto l'impasto, ne ho messo un po' sotto, poi ho messo un mezzo cucchiaino di marmellata. Adesso vado a mettere ancora un po' di impasto sopra e questi primi sono pronti. Ecco, così.
Così domani mattina hanno la colazione per andare a scuola. Cioè sia da fare a casa che da portare a scuola. Questo che era più grosso, quello dove c'è meno marmellata, ma vabbè. Va bene così. Ok, adesso che sono pronti, li vado a mettere dentro all'air fryer e li faccio andare per, non mi ricordo quanti minuti, a 180 gradi sicuramente, ma non mi ricordo per quanti minuti, penso 10, 15. Ve lo lascio scritto in sovraimpressione, ma adesso vado a vedere. Allora, a 180 gradi per 20 minuti. Intanto vado a fare gli altri. Questi due sono ancora con la marmellata e ne ho aggiunto un altro là, così almeno ne abbiamo uno per uno. E adesso li vado a fare con il burro di arachidi dentro, che ne ho ancora un po' di questo qua, dei My Protein, e lo vado a mettere qui dentro. Un cucchiaino per ogni. Ma ho fatto così, adesso vado a mettere un altro po' di impasto sopra, come ho fatto proprio per quelli alla marmellata. E boh, è un esperimento, vediamo come vengo. Oh, qui sono pronti. Questi qua con le noccioline sono quelli con il burro di arachidi dentro, invece quelli lì sono quelli con la marmellata. Adesso sto preparando le caffettiere per Maurizio per domani. Questa roba la lascio qui e domani mattina con la roba della colazione butto dentro e faccio, cioè metto nella lavastoviglie. Adesso di certo non mi metto a lavare niente. Questo lo mettiamo sotto il lavandino, cioè il sacchetto qui dell'umido. E niente. E quindi adesso devo aspettare, già sono le 11:30, quindi questa sera purtroppo prima di mezzanotte non riuscirò ad andare a dormire, ma vabbè, hanno suonato. Primi sono pronti. Speriamo che siano anche buoni. I secondi sono qui. Adesso 20 minuti. Anche un po' meno perché quelli lì mi sembrano un po' troppo abbronzati. Buongiorno e benvenuti in questo continuo di vlog. Oggi è mercoledì. Vabbè, tanto si vede lo stesso. Oggi è mercoledì, devo ancora sistemare quello che hanno lasciato ieri sera i bambini. Stamattina come colazione vado a mangiare un muffin che ho fatto ieri sera senza glutine, con burro di arachidi all'interno. Ho fatto proprio come il cuore di marmellata, io invece ho fatto il cuore di burro di arachidi e le noccioline sopra. Un tè classico deteinato, questo qui è quello dell'Eurospin, un bicchiere d'acqua, i miei Omega. Poi qui ci sono frutta, verdura e bacche. Di verdura stamattina ho fatto un mix, una capsulina e due caramelline. Sono buonissime, sono completamente a base di verdura e sono, diciamo, principalmente studiate per i bambini. Però se un adulto anche ha difficoltà a ingerire questi integratori, che sono comunque abbastanza grandi, non è che sono più piccolini, può tranquillamente prendere le caramelline che sono formulate uguali. Comunque, bando alle ciance, vado a fare colazione. Colazione, mangio il mio super muffin. Guardate, vabbè, è andato tutto in fondo, però va bene lo stesso. Guardo alcuni video che mi sono arrivate le notifiche stamattina. Il primo che ho scelto è quello di Nicole Gimondo. Quindi ci vediamo dopo. Ciao, Allora, ciao. è ora di pranzo. Sono andata a prendere anche i bambini a scuola. E ho fatto cuocere, qui c'è tutto da mettere in ordine. Ho fatto cuocere la zucca,
Qui andrò a buttare la pasta. Lì c'è quella per noi. Ok? Adesso prendo quella per Gabri, andrò a condirla per noi con besciamella e zucca schiacciata e invece per Gabri con sempre zucca ma panna. E niente, quindi questo è il nostro pranzo. Dopo vi faccio vedere come viene il piatto. Adesso mi spiccio, se no mangiamo dopo. È un po' che non ci vediamo. Adesso Maurizio ha finito di lavorare, passa a prendere le pizze dall'Eurospin, così almeno ve le faccio poi vedere quando arriva. Così almeno mangiamo quelle stasera velocissimamente. Domani mattina andrò a fare la spesa. I capelli non li ho ancora tagliati perché ho bisogno che me li taglia qualcuno. Non posso di certo tagliarli da sola. Quindi devo aspettare che Maurizio sia a casa, così almeno me li sistema perché sembra una squilibrata. Per fortuna domani ho cappello per andare a fare la spesa. E niente, quindi domani venerdì vedrete poi lo svuota la spesa sicuramente, così ve lo dico già. E spero che questi 2 giorni insieme vi siano piaciuti. Non abbiamo fatto grandi cose perché comunque eravamo a casa e quindi non è che si può fare molto e basta, questo è quanto. Grazie ai nuovi iscritti, grazie alle persone nuove, alle persone che ci seguono da tanto tempo, grazie veramente di tutto il supporto. Ah, avevo da annunciarvi questa notizia. Grazie a voi, praticamente riceverò presto il primo pagamento da YouTube e quindi investirò una parte di questi soldi per migliorare la qualità dei video e invece l'altra metà la metterò via. Non si sa mai, meglio avere sempre qualcosa da parte. E niente, vi ringrazio e ci vediamo dopo con la Maurizio è arrivato con le cose che ha preso all'Eurospin. Queste pizze qui sono quelle senza glutine, che sono della Moessere e sono con farina di grano saraceno e mozzarella filante senza lattosio. Per noi invece, glutinosi, ha preso queste pizze margherita qui nella confezione quella di nylon. E poi ha preso le briochine, che così domani mattina i bambini ce l'hanno e io non devo preparare nulla stasera, così magari riesco ad andare a dormire prima della mezzanotte. Il forno è già caldo e quindi adesso inizio a infornare le pizze, così ceniamo. Io quindi vi saluto, spero che questo vlog di 2 giorni vi sia piaciuto, se è così lasciate un like e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao! 1, 2, 3, come on!